è concluso il rapporto, si concluderà il rapporto con Bulega, che ha fatto il suo comunicato con però delle parole di grande affetto, ovviamente riconoscenza nei confronti dell'Academy. Certo, io penso che sia anche un po' normale, no? Dopo, ogni tanto può capitare che le strade si possano dividere. L'importante è che, per come la penso io, che si dividano in questo modo, no? Così, di comune accordo. Perché comunque Nicolò, io, noi tutti dell'Academy l'abbiamo visto crescere, l'abbiamo cresciuto, gli vorremmo bene per sempre, perché io farò sempre un po' il suo tifoso. È un grandissimo ragazzo, oggi ha dimostrato anche il talento che ha, che è quello lì in dubbio, e spero che in futuro riesca a concretizzare un po' il tutto. L'anno prossimo non ci saranno più neanche Balda con noi nell'Academy, e neanche Dennis. Anche coloro un po' guarda esattamente la stessa storia. Si conclude con la stessa equilibrio. Assolutamente. Guarda, anche con Balda addirittura ha deciso di continuare ad allenarsi con noi fino al 31 di dicembre, quindi lo vedo tutti i giorni come lo vedevo prima, e quindi amen. Stiamo valutando, stiamo guardando se c'è qualche talento che secondo noi può meritare di entrare nell'Academy. Se c'è, ben venga, magari ce ne sono un paio che stiamo guardando. Però se non ci sono, non ci sono, non è che dobbiamo riempire un buco o raggiungere un numero, anzi abbiamo visto comunque l'Academy giovane ha solo 5 anni, 6 anni, abbiamo visto che anche quelli che avevamo forse erano un po' tanti, poi dopo non riesce a dare un servizio top a tutti uguali, e quindi il numero se scende un po' da quello che è adesso, come è successo, non è male, va anche bene così. Poi sai, dai un servizio migliore agli altri, guarda, l'Academy, come dicevo prima, sta crescendo tanto, noi a casa cerchiamo sempre di trovare qualcosa di nuovo, per cercarlo comunque ci vuole del tempo, quando lo trovi, gli allenamenti eccetera eccetera, poi bisogna farli, ci vuole più gente, i ragazzi stanno crescendo molto, non sono più dei bambini, dei ragazzini come erano solo 4-5 anni fa, e quindi noi dobbiamo essere bravi a crescere un po' insieme a loro, anche per cercare di assisterli, perché come dicevi te prima abbiamo anche due piloti più, Vale naturalmente in MotoGP, e quindi loro comportano ancora più impegno, perché comunque dalla Moto3 alla MotoGP, vuoi non vuoi, le cose sono diverse, quindi non è detta che ne entrano degli altri, e vedremo se qualcuno merita bene, se no va bene anche così.